Amici, bentornati presso l'Officina 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Oggi vi presentiamo questa Porsche Cayman che ci hanno appena consegnato, quindi diamo due dettagli su questo tipo di vettura. È una Cayman, la serie diciamo Porsche, la 981, che è una macchina non recentissima, è stata prodotta dal 2013 al 2016, quindi un 2.7 di cilindrata con 275 cavalli a 7400 giri. Come coppia, grosso modo, arriva a 295 Nm di coppia. Quello che è interessante è che diciamo sviluppa uno 0-100 in poco più di 5 secondi e mezzo e raggiunge una velocità di 265 km all'ora. Questa versione qua è dotata di un cambio PDK 7 marce, quindi direi che è una vettura dal mio punto di vista secondo me molto interessante, ma non dico incompresa, però non è fra le vetture particolarmente gettonate di casa Porsche. Ecco, quello che secondo me la caratteristica principale di questa macchina, che la fa veramente, la differisce dalla stragrande maggioranza delle vetture che sono in circolazione, ma di tutte quelle in casa Porsche, è diciamo da un punto di vista di guidabilità, è assieme alla Boxster la migliore in assoluto, per il semplice motivo che ha il motore praticamente centrale, come la Boxster ha il motore centrale, contrariamente ad esempio ai 911 che hanno il motore a sbalzo dietro l'asse posteriore. Questo qua è un motore centrale, quindi significa che vettura bassa, distribuzione dei pesi 50-50, io l'ho guidata adesso venendo dallo showroom a qua, macchina veramente sui binari, una roba incredibile. La raffronto, la mia, io ho una Porsche 993 anzianotta turbo del 96, con un motore a sbalzo dietro l'asse posteriore, al di là dei cavalli che sono molti di più, ma la guidabilità di questa è un altro pianeta. Ovviamente passano anche quasi 20 anni tra una e l'altra, però ecco, diciamo che il discorso della guida è l'aspetto che secondo me la contraddistingue in maniera positiva. Veniamo un attimo a quello che, ripeto, ci ha affidato il cliente. Per il momento abbiamo sistemato il discorso dello scarico, quindi abbiamo messo uno scarico sportivo che adesso vi facciamo sentire, mantenendo, come voluto dal cliente, le uscite originali, che sono queste. Adesso vi faccio sentire, quindi uno scarico sportivo omologato. Direi che il suono c'è, direi che assolutamente c'è. Ecco, l'altro lavoro invece che stiamo sviluppando adesso, al cliente la presa è tutta nera, probabilmente dopo un po' di anni si è stufato, vorrebbe da un punto di vista estetico rinvigorirla un attimino. Poi la parte estetica, ripeto, è totalmente soggettiva, come ho spiegato tante volte, non entro nel merito. Noi gli abbiamo proposto, cioè ci ha suggerito lui alcuni ambiti, andremo probabilmente a fare una livrea Gulf, quindi con una striscia centrale arancione e una piccola parte laterale che verrà seguita poi dalla verniciatura delle pinze sempre in arancione, con il logo Gulf sia sul cofano che sui fianchi laterali. Il discorso Gulf, del logo Gulf, segue appunto la storicità del marchio Porsche, appunto in epoche non recenti, dove appunto questo tipo di vetture vincevano qualunque tipo di campionato su qualunque pista del mondo, e c'erano proprio delle vetture sponsorizzate dalla casa petrolifera, e con una livrea chiaramente ben specificata. Ovviamente allora c'era tutta la parte azzurra, quindi diciamo noi facciamo un lavoro parziale, faremo solo diciamo l'arancione come striscia centrale. Chiaramente non possiamo fare la macchina azzurra, sennò a quel punto perde, avremmo dovuto riverniciare tutto, quindi una cosa diciamo abbastanza discreta. Da un punto di vista cromatico può essere bella, vedremo, poi faremo poi una puntata quando abbiamo finito il lavoro. Ripeto, la soggettività per noi è sacra, diciamo, a me può piacere o non piacere, l'importante è che noi eseguiamo esattamente
quello che il cliente ci chiede. Quindi abbiamo, non facciamo solo lavori di, come tante volte veniamo, non dico criticati, però veniamo descritti come quelli che fanno sempre centraline scariche. No, se andate a vedere sul sito, noi facciamo un sacco di lavori, alcuni dei quali magari ne facciamo uno o due all'anno. Cioè un lavoro di questo genere magari lo rifaremo fra un anno e mezzo, quindi sono dei lavori che facciamo raramente e dei lavori che invece facciamo praticamente quotidianamente, non dipende da noi. Se abbiamo una richiesta, noi quella richiesta la cerchiamo di risolverla nella miglior maniera possibile. Quindi anche su questa vettura direi che è tutto, ci riaggiorniamo quando avremo fatto tutta la parte estetica, poi lasceremo a voi i commenti di quello che sarà il vostro giudizio, il vostro gusto sul lavoro che noi andremo a fare. Per il momento è tutto, un saluto, vi invitiamo a consultare il sito www.noveleggeri.it, all'interno del quale troverete l'archivio elaborazioni con più di 3500 schede vettura, oltre a quella che andremo a insertare nell'archivio Porsche. Contattateci telefonicamente dal lunedì al venerdì 0273 83 175. Io sono sempre in ufficio e sono sempre a disposizione per qualunque consiglio, qualunque informazione. Cliccate sulla campanella, rimanete e soprattutto iscrivetevi al canale per aiutarci, per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima. We'll be right back.